ragazze e ragazzi, ciao a tutti quanti. Dove sarà mai Sicania? Sicania ha appena superato Cala Rossa nel comune di Terrasino e mi sto dirigendo alla riserva naturale, perché credo sia una riserva naturale, ma forse sto sbagliando, spero di no, forse sì, di Capo Rama. È una parola divisa, d'accordo ragazzi, non è Caporama, Capo, che è un capo, Rama, con una R, ma siccome sono terrone, Caporama ragazzi, Caporama. E no, il giardino dei limoni no, è dopo. La signora ha particolarmente fretta, devo dire. Però quando poi sono le macchine che vanno a 2 all'ora per cercare posteggio, e va là. Terrasini ragazzi è bella, Terrasini ragazzi è bella, è una bella cittadina, dovete venire a Terrasini ragazzi. Le montagne cattive del Palermitano. Portami giù dove non si tocca, ciao. Tira fuori il cazzo, vado come il vento, da 0 a 100. Ma certo, partiamo da 0 in quarta, sì, mi piace così. I like it. Corro come il pene, da 0 a pene. Che cazzo sta facendo quello dietro di me? Cioè, ha messo la freccia, stava per superarmi, Selica, si è reso conto che qualcosa stava sopraggiungendo ed è rientrato bruscamente. Vediamo cosa deve fare adesso. Certo, complimenti per il superamento di merda, per il sorpasso di merda, va bene. Io mi chiedo là come cazzo ci sono arrivati e perché. A questo punto ho fatto una casa là sopra, cazzo. Le Dolomiti palermitane, fate una casa là sopra, dai. Dico, vorrei notare la vascularity del mio braccio, non so se mi spiego. Ma stai scherzando? Ma sei fuori? Uè, testina. C'è un pistola! Ah ragazzi, questa è la Magic Hour, non è vero, è ancora il tramonto. Però già qua il sole sta calando sulla sinistra ed è ottimo. A 80 sulla Ninja, a quasi 6.000 giri. Oltre 5.500 ma meno di 6.000. Un orecchio sinistro otturato sicuramente dal muco, perché ho chiesto a un mio amico che fa pesca in apnea, in immersione, però diciamo così libera, che forse ho il muco che spinge contro il timpano, ecco perché non riesco a decomprimere. Guarda che bello, Rovelox. Portami una multa dove non si tocca. Fra, come si chiamano tutti i paesani? Come si chiamano quelli di Partinico e di Alcamo? Fra. E dai, è bella zio, bella fra, non so se c'è un posto dove la gente si dice bella fra, questo non lo so. Bella zio fra, frazio, frazione. Portami giù dove non si tocca, giù. Ragazzi, ci avete poi fatto caso che in ogni canzone di Baby K a un certo punto c'è lei stessa che grida il proprio nome? Fateci caso ragazzi, ogni canzone di Baby K si sente Baby K! O è molto egocentrica o la ragazza ha tanta autostima, forse un po', forse entrambe. L'ho fatto solo per voi, l'ho fatto solo per i miei fans, per i miei subscribers, cioè sottoscriventi. Vi rendete conto ragazzi che subscribers vuol dire scribe, cioè sottoscriventi, questo vuol dire coloro che hanno già sottoscritto.
Capite ragazzi, io sono andato alla Dainese di Palermo e purtroppo loro non trattano pantaloni estivi tranne i jeans. Poi tu vai giustamente alla Dainese di Vicenza e lì ti vendono pure il culo del proprietario della Dainese, la tuta di culo fatta dal proprietario della Dainese. Allora, Alfa Romeo, camion che deve peraltro uscire. Yeah, babe, portami giù dove non saluto, ma neanche tu saluti, quindi ci guardiamo in maniera imbarazzante e bizzarra. Venerdì sera, luglio, 27 luglio, Villa Grazia di Carini, tramonto, belle cose. Qui c'è uno dei panifici più frequentati di Villa Grazia. Perché stai frenando tu? Due corsie più uno sputo che dovrebbe fungere da emergenza autostrada, vabbè. MT, babe? Lo capite ragazzi quali sono i motociclisti che danno un brutto nome alla categoria dei motociclisti? Quelli là, quelli che hanno le moto grosse, corrono immotivatamente, ti rasentano immotivatamente, questi sono quelli che buttano una brutta nomina su tutti i motociclisti, colpa loro. Però mi raccomando, lo stronzo è sempre Sicania, mi raccomando. Ho come l'impressione che la nuova generazione di motociclisti italiana non abbia la minima idea di cosa sia un motociclista. Troppi film d'azione e troppo YouTube, mi sa. Qui il punto non è correre, tutti sanno correre, tutti. Qui il punto è, innanzitutto, giungere dal punto A al punto B vivi e poi evitare di morire. Saper guidare una moto non è toccare col ginocchio o fare i 290 su un rettilineo. Saper guidare una moto vuol dire rimanere vivi mentre guidi quella cazzo di moto. Ma che cazzo di coda c'è? Ragazzi, ma l'avete vista la coda che c'è a sinistra? Porca puttana! Tutti a capaci stanno andando. Ma dov'è che stanno andando tutti? Ragazzi, ma che fila c'è? Ma la vedete? Ma che fila c'è? Forever and ever! Stasera c'è la luna piena, luna nascosta, la luna nera, l'eclissi lunare. E quindi si va tutti a monte pilgrimage. No, quello vuol dire pellegrinaggio. Lì, si va lì, monte pilgrimage. Con l'obiettivo 55-250, non credo ragazzi di aver mai usato così tanto la Ninja da quando l'ho assicurata e le ho fatto mettere la batteria. Il mio massimo con la Ninja sia stato 120, credo. Sì, credo proprio di sì. Vanneg.